chi rifiuta l'istruzione disprezza se stesso, ma chi dà retta alla riprensione acquista senno. Quando il fuoco brucia il legno, lo distrugge, ma quando brucia l'oro, lo purifica. Il fuoco è un simbolo della disciplina divina, delle prove e delle avversità che appaiono nella vita. Dobbiamo capire che la disciplina di Dio non è come la punizione umana. Le lacrime e la tristezza non nascono nella mente divina, Dio è solo l'autore delle cose buone. Se rifiuto la disciplina, mi metto su un cammino pericoloso e, come dice Salomone, disprezzo me stesso. Non accade nulla in questo mondo senza il permesso divino e se Lui permette che le avversità bussano alla porta del nostro cuore è perché vuole che scriviamo i capitoli più brillanti della nostra storia. Teologicamente, l'avversità arriva dalla vita del Figlio di Dio perché il Signore vuole risvegliarlo prima che il pericolo si avvicina. Il verbo qui usato da Salomone è stato tradotto con rifiuta. Rifiutare letteralmente significa ribellarsi, sentirsi disturbato, non essere d'accordo. Non è così che ci sentiamo ogni volta che le cose non vanno come vogliamo? E tuttavia, questa apparente avversità è lo strumento che Dio usa per liberarci da grandi tragedie. Nessun dolore è permanente, nessuna avversità dura per sempre, non per i figli di Dio, perché l'obiettivo non è quello di distruggere, ma di educare ed edificare. Il dolore che tu stai vivendo in questo momento sta passando, domani sarà un nuovo giorno. Il sole splenderà di nuovo e sarai cresciuto nel modo di vedere la vita. Ascolta il rimprovero con umiltà. Per questo oggi, anche se le cose non sono tutte rose, anche se il cielo ha delle nuvole minacciose, vale la pena ricordare il consiglio divino. Chi rifiuta l'istruzione disprezza se stesso, ma chi dà retta alla riprensione acquista senno. Buona giornata.